E allora innanzitutto grazie, volevo ringraziare che hanno fatto il festival per aver invitato il film. E niente, no, l'idea del film è nata tantissimo tempo fa, da una cosa che, diciamo, una cosa che avevo saputo all'università, mentre frequentavo, c'era un ragazzo agli arresti domiciliari che con un permesso speciale per fare un esame aveva conosciuto una ragazza e nell'unica occasione appunto disponibile si era riuscito a fidanzare. Aveva un po', diciamo, risolto in parte la sua condizione di reclusione perché conoscendo questa ragazza. Mi era sembrato uno spunto interessante. Anni dopo, ripensando a questo spunto, con i vari tentativi che poi si fanno per trovare una storia, ho pensato che forse mi sembrava molto più interessante il invertire, ossia mettere una bellissima ragazza, cioè, assolutamente forte e un po' criminale. Un po' folle dentro, reclusa, e mettere invece fuori un giovane sentimentalmente rapido che non si avvicinerebbe mai a una donna così e che pensa di poterlo fare solo perché, diciamo, in realtà pensa di gestire la situazione perché lei sta agli arresti domiciliari. E questo, secondo lei, e quindi pensa di aggirare il suo problema, diciamo, perché lui la sente di molto sopra le sue possibilità, diciamo, pensa di poter aggirare questa incapacità e per questo motivo qua, chiaramente, mi sembrava un tema, diciamo, il tema che portava avanti era quello della capacità di sapersi mettere realmente in gioco nei rapporti sentimentali e nei rapporti in generale, nei rapporti affettivi, e mi sembrava uno spunto buono proprio per trattare in maniera originale questo tema che poi è originale. Non è chiaramente, ma originale soprattutto divertente, comunque l'idea è talmente idiota, no, da una parte, non so io chiaramente dell'altro, di poter, diciamo aggirare questo problema, e quindi diciamo questo è stato lo spunto, no? Il film è andato da questo. Con una madre rock, una madre Anna Peluso, di solito ha dei toni, poi ne parleremo, drammatici, va dal Calabrese al Pugliese, al Tarantino, tutti si ricordano anche i filinguisti, insomma una serie di altre cose, e c'è un altro polo di cui parlare. Allora ti chiedo, il tuo rapporto con questo personaggio, il gusto a recitarlo dopo quello che ha detto Emiliano introducendo il film, insomma una ragazza in una situazione particolare. Sì. Che gestisce di troppe cose. Sì, allora vabbè, innanzitutto grazie per averci invitato a questo festival, mi è bellissimo e mio di cinema. Questa è proprio bella, è indipendente nel senso proprio di pensiero, come è indipendente il nostro film, perché comunque è una piccola produzione, abbiamo girato ma in condizioni bancabeschi un po' come Andrea Pedrozzi e il World Video Production con Rai Cinema. Quindi con grande creatività e grande amore, che sono le radici e la base del nostro mestiere. Anna è un personaggio che vive una reclusione sia fisica, perché ha gli arresti domiciliari, che è sentimentale, perché ha questo conflitto enorme, distante anni luce dalla madre, un padre che non c'è mai stato, quindi una ferita profonda che in qualche modo poi forse l'amore può fare fiorire, come si spera e ci si augura nella vita. Quindi è stato un lavoro di reclusione, perché io ho girato quasi sempre nella stessa location, no? Tutti i giorni, tutte le mattine, rinchiusi dovevamo passare tra le pareti così per non... Però, e abbiamo vissuto tutti la condizione di cercare un orizzonte un po' più in là, ma di doverci per forza guardare dentro e per forza stare accanto. Simone Liberati, il protagonista, insieme a me, il film è bravissimo, quindi ho avuto anche Anna e tutto il cast. Anna è la che usciva sempre, Anna è il mio personaggio, Anna è lei, quindi abbiamo fatto un lavoro insieme. Emiliano, ringrazio per avermi affidato questo personaggio, diverso comunque da quelli che ho interpretato. Io poi gli ho chiesto se potevo farlo in catanese, perché un po' mi ricordava le mie esperienze universitarie, di ribellione, i momenti in cui non te ne frega niente di niente, sei contro tutto.
sei contro te stesso, no? Quindi non è una cosa il suo essere contro, lei è veramente contro se stessa. E questo amore, piano piano, questa terra desolata, la comincerà a innaffiare, ma senza che lei se ne renda conto. E il film regala dei momenti risate, è commovente, è una commedia, ma non è una commedia.